raccomando la distanza di sicurezza, grazie. Si va avanti così, io vengo tutti i giorni, c'ho ancora due figli a casa, fossi sola mi abbesterebbe la pensione, uno lavora, l'altro non lavora, siamo messi male. Così male che a Milano, in Viale Toscana, la fila per aggiudicarsi un po' di frutta, del pane e qualche abito per i più piccoli da qualche giorno ha superato il chilometro. Ci sono italiani, ci sono persone che vengono dall'est, persone che vengono un po' da tutte le parti purtroppo. La presenza oramai è internazionale. È mica la vergogna venire qua. Prima lavoravo, andavo a stirare, adesso con questo virus non si fa più niente. Hanno paura. Abito qui vicino, adesso mi mandano via anche da casa. Mandato lo sfratto per marzo. A diventare vecchi. Io prendo il reddito di cittadinanza, la mia età, il lavoro, non lo danno ai trentenni, quindi fino alla pensione ce n'è e con il reddito pago solo bollette e quindi il mangiare dopo i 15 giorni scarseggia. Qui, dove c'è la sede di Pane Quotidiano, l'associazione che distribuisce oltre 3.000 pasti al giorno, ci sono i nuovi volti, figli della crisi e del Covid. Io veramente il lavoro non ce l'ho più da anni, non mi ricordo più. È aumentato di molto ed è aumentato un po' di tutte le età, giovani, meno giovani, pensionati, perché la crisi ovviamente progressivamente colpisce sempre un numero maggiore di persone. C'era una fila che girava dietro quegli edifici di studi. Questo momento di Covid sta iniziando ad influire perché stiamo annoverando volti nuovi e temiamo che col passare del tempo questa problematica si possa acuire. Adesso speriamo di sbagliare questa funesta previsione.